Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio. Ed è lì che grandi tesori si celano, in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza a quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la città costiera di Neapolis Groxima, mi sono recato personalmente nel mercato cittadino, dove mi è stato suggerito un articolo che non potrà mancare nella vostra collezione. Benvenuti quindi in questo primo appuntamento della nuova rubrica del canale, l'Emporio del Crogiolo. In questo episodio, il mercante consiglia Yu-Gi-Oh! Collezione leggendaria, edizione 25esimo anniversario. Questo è il prodotto di apertura per il quarto di secolo del gioco ideato e sviluppato dal compianto Kazuki Takahashi e si presenterà con finitura geroglifica in rilievo olografica con sulla parte frontale le tre divinità egizie, Ra, Slifer ed Obelisco. La sola presenza del titolo dell'articolo e dello stesso TCG sulle parti laterali e del contenuto che potrete trovare all'interno della scatola con tutte le informazioni legali del caso riportate nella parte inferiore. Una volta aperta la confezione, a darvi il benvenuto ci sarà una bustina della primissima espansione in termini temporali per Yu-Gi-Oh!, ovvero la leggenda del drago bianco occhi blu, seguita da predoni metallici, sovrano della magia e servitore del faraone. Praticamente i primi 4 set che hanno fatto la loro comparsa sul mercato italiano oramai più di 20 anni fa. Ricordo ancora che nella primissima bustina di Leggenda del Drago Bianco acquistata in un negozio della zona, vi sto parlando del 2002, ho trovato questo, un anatema del drago che al tempo era uno dei mostri più iconici della serie, dato che Yugi lo giocava in un duello sì e l'altro pure. Da allora fino ad oggi questo è rimasto per me un vero e proprio cimelio da conservare, legando a questa carta tutti i ricordi e le partite svolte all'epoca che mi hanno accompagnato durante l'arco dell'adolescenza. Oltre alle quattro bustine appena menzionate ci saranno anche un booster pack di Crisi Oscura ed uno di Invasione del Caos, che hanno chiuso la terza serie assieme al set Antico Santuario. Ma vediamo cosa si potrà trovare all'interno di questi pacchetti iniziando con Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu. Direi niente male come pool, tenendo conto che anni fa andavo alla ricerca disperata di una tempesta potente da integrare all'interno del mio mazzo a tema Maavailo. Con un ritorno totale a supporto avrebbe davvero consentito al mio mostro più potente di attaccare indisturbato senza preoccupazioni di nessuna sorta. Ma tornando a noi, non finisce qui, perché oltre ai 6 pacchetti di espansione saranno presenti anche 7 carte, che sono certo riaccenderanno per chi ha seguito la prima serie animata del franchise piacevoli ricordi, catapultandolo a fianco di Yugi Muto nella sua avventura durante il torneo della città dei duellanti, la saga, a mio parere, più bella di sempre.
Infatti potrete trovare una settima confezione trasparente dove le carte da esposizione con finitura super rara Obelisco il Tormentatore, Slifer il Drago del Cielo e Drago Alato di Ra faranno compagnia al trio canonico di mostri rappresentato dal Drago Bianco Occhi Blu di Seto, Mago Nero di Yugi e Drago Nero Occhi Rossi di Joy. Infine potrete trovare come settima carta uno dei sei elementi appena menzionati nella sua nuova rarità segreta Quarto di Secolo, che riporterà nella parte dedicata al box di testo un bollino visibile contro luce riconducibile per l'appunto al 25° anniversario del gioco di carte collezionabili. Di sicuro questo articolo sarà un tuffo nel passato per tutti quei nostalgici che, come me, vorranno tornare a sbustare quei set che hanno creato le fondamenta solide su cui tutta la struttura del gioco odierno si erge, ritrovando, perché no, con un pizzico di fortuna, anche elementi che hanno fatto parte attiva della propria infanzia. In descrizione, come sempre, vi lascerò i link dove potrete acquistarlo, sia in lingua italiana che inglese, così da assicurarvi la vostra copia o le vostre copie personali, iniziando al meglio la celebrazione di questo 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!